invasioni contemporanee è stata una bella provocazione per arrivare in un posto che aveva molte più storie da raccontare di quanto noi potevamo immaginarci. È stata un'opportunità di far interagire appunto l'interiorità con la geografia circostante, in particolare nel nostro caso Ofida. Questi territori ci hanno dato molto. Ricordo di una fontana di paese, di quelle di una volta. Non che fosse bella, era semplice. Personalmente è un progetto che ricorderò soprattutto per le conversazioni che ho avuto con le persone. Ecco, questo è stato molto bello. Gli artisti contemporanei ci mettono un sacco di tempo prima di decidere di contaminare le loro competenze, le loro arti. Questo progetto invece nel sopralluogo ci ha fatto incontrare davanti a un tavolo di fronte a delle persone con abbondanti litri di vino e ci siamo scelti in 24 ore. Quindi la contaminazione innanzitutto fra di noi, quindi con altri artisti. Noi lavoriamo con Musica Manes di Torino. Frammento e vibrazione sono due, frammento e vibrazione sono due, no? Sì, due parole chiave, insomma. E sto scrivendo una musica che in qualche modo smembri le tessere di Bach, quindi ricavi dei singoli frammenti delle musicali, unità. Esatto, delle unità, dei fonemi dal continuum bachiano, poi di modo da ridisporli e creare un'altra cosa. Stressare un po' l'orchestra per farlo diventare qualcosa di diverso, integrato con l'aspetto coreo. Sì, non è un concerto. Abbiamo fatto delle prove, abbiamo anche dei video a Torino sulle possibilità che ha un'orchestra di suonare adoiati per terra, ad esempio, o a distanza. Nel Rinascimento per prendere il tempo musicale si prendeva la pulsazione del cuore. Tactus in musica è il modo in cui si intende la battuta, cioè la pulsazione. La mente non riconosce il frammento, lo guarda ancora e ancora e ancora finché vede e trova un nuovo intero. Grazie a questi posti perché credo che abbiano aggiunto la nostra poetica più di quello che noi, che noi abbiamo aggiunto. Qui. Sì. Sì. Quello che avete visto esternamente voi l'avete trovato anche riverberato nel vostro proprio tactus, nel vostro proprio polso, e questo è l'auspicio ed è il messaggio che vogliamo lasciare a questa bellissima città.